Poi ci sono il libretto di famiglia per le quattro attività che abbiamo detto prima: giardinaggio, domestici, babysitter e anziani. E ci sono il contratto di prestazione occasionale che viene utilizzato dalle aziende con quei limiti che conosciamo, che vi ho detto all'inizio. Ora, più in particolare, quali sono i limiti che poi vengono riscontrati anche nelle proposte di legge in discussione? I limiti sono quello di 5.000 euro netti. La proposta Carretta, ad esempio, è quella di portarla a 7.000 euro e di prevedere anche una diversa utilizzazione da parte di imprese superiore ai 5 fino a 50 dipendenti senza limiti e oltre i 50 dipendenti per alcune categorie di persone, quindi pensionati e disoccupati in particolare. Quindi i tre limiti principali che oggi sono appunto il compenso, i 5.000 euro, la dimensione delle aziende o la totalità della remunerazione, o il minimo della remunerazione che è 36 ore netti, vengono in qualche modo ad essere revisionati dalle proposte in discussione. In particolare, vorrei un attimo concentrarmi su dire quali potrebbero essere invece i punti di forza della piattaforma su cui noi facciamo viaggiare il contratto prestazione occasionale e il libretto di famiglia. Sono degli strumenti che, tra l'altro, dopo la pandemia hanno avuto un incremento molto forte in termini di dematerializzazione. Sappiamo che il paese negli ultimi 2 anni ha vissuto, per fortuna, anche un percorso di digitalizzazione molto forte. Noi abbiamo visto un incremento del 25% del lavoro domestico in chiaro, quindi rapporti di lavoro regolarizzati nel paese per un incremento del 25%. Ciò è dato la migliore di nostre piattaforme, prese più semplificate, quindi un canale di accesso unico sul sito dell'INPS. Una certezza poi del pagamento, il lavoratore viene pagato attraverso IBAN e poi c'è al ricevimento del pagamento sul suo cellulare, e poi c'è una collaborazione strategica importantissima che oggi abbiamo attivato con PagoPA e con l'app IO, sulle cui piattaforme appunto noi stiamo prevedendo anche di sviluppare ulteriori miglioramenti di questi lavori, diciamo così, di breve durata. Fino anche ad arrivare, ed è un proposito di studio che noi abbiamo anche con l'INAIL, allo sviluppo di una piattaforma dedicata ai lavoratori della gig economy e quindi ai rider in particolare, sempre attraverso strumenti più facili da utilizzare, comunque all'interno della normativa vigente del legislatore, quindi che il legislatore si è dato qualche anno fa. Le proposte inoltre non tengono in considerazione, essendo datate, essendo di una data precedente al 2018, quindi all'introduzione del decreto 87 del 2018, ovvero il cosiddetto decreto dignità, non tengono conto di, quindi andrebbero in qualche modo armonizzate con il decreto dignità stesso, che prevede delle semplificazioni di utilizzo nel settore agricoltura e nel settore turismo, con la possibilità di inviare comunicazioni per un arco temporale più lungo, fino a 10 giorni, con un ampliamento della platea del settore turismo fino a 8 dipendenti, e con un pagamento più tempestivo, senza necessità di attendere il giorno 15 del mese successivo a quello dello svolgimento della prestazione, introdotto appunto dal decreto 87 del 2018. Vediamo un attimo, Presidente, se ho 2 minuti, un commento specifico alle quattro proposte che poi, sulle quali tuttavia abbiamo, a beneficio del legislatore, elaborato una serie di commenti, puntuali che potrebbero essere in ogni caso utili. La proposta 745 dell'onorevole Polverini, si colloca in qualche modo in un sentiero un po' diverso, poiché definitiva, a nostro avviso, ha un intento di restringere piuttosto che di allargare il ricorso al lavoro accessorio, perché poiché modifica
sostanzialmente le categorie che possono accedere a questo tipo di contratto e lo rende disponibile soltanto per domestici, per attività di assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, ai lavori di giardinaggio, ai lavori di pulizia e manutenzione degli uffici, alla realizzazione di manifestazioni di carattere sportivo non professionistico o culturale, eccetera, o di organizzazioni che collaborano con enti pubblici oppure con volontariato, attività agricole. Diciamo che sono delle attività molto più ristrette rispetto a quello che oggi il CPO, il contratto prestazione occasionale, ha a disposizione. Il contratto prestazione occasionale ha a disposizione tutte le categorie, tutte le attività di lavoro, ma con il limite a 5 dipendenti, nel caso del turismo a 8 dipendenti. Quindi in questa proposta dell'onorevole Palmerini, in realtà c'è un restringimento delle attività. A meno che non si intenda con queste attività l'allargamento invece di quello che oggi è possibile soltanto con il libretto di famiglia e quindi che restringe le attività effettivamente a soltanto quattro categorie, ovvero domestici, anziani, bambini, ripetizioni e giardinaggio. Ecco, quindi qui, come dire, andrebbe probabilmente chiarito se si vuole intervenire sul libretto di famiglia oppure su tutto l'impianto anche del CPO. Ma probabilmente da quello che leggiamo si riferisce a tutte le aziende che possono utilizzare contratti di prestazione occasionale, ma allora l'ambito è effettivamente più ristretto di quello attuale. Nella proposta dell'onorevole Rizzetto si prevede un unico requisito di valutazione che è l'esiguità della prestazione, cioè anche qui si modifica completamente l'impianto del libretto famiglia del contratto di prestazione occasionale e lo si riduce sostanzialmente a un unico requisito, che è quello delle 10 giornate prestate dal lavoratore per la totalità dei committenti. E invece c'è una completa liberalizzazione su tutte le altre categorie o attività svolte. C'è anche un aumento del valore nominale del buono pari a 11 euro. Quindi in qualche modo anche questo vuole superare la normativa vigente, pone soltanto un unico limite che tra l'altro si riduce a 7 giornate lavorate nel caso di percettori di prestazioni integrative di sostegno al reddito, però come dire, non considera che probabilmente questo tipo di prestazioni, anche per 10 giornate, oggi è assolutamente possibile sia nei settori agricoli sia nei settori diversi con altre forme di lavoro, che appunto sono il part-time, il tempo determinato, il lavoro intermittente, che sono essi stessi anche utilizzabili per 10 giorni o per 5 giorni. E quindi, come dire, probabilmente andrebbe coordinato con questa possibilità. E la proposta dell'onorevole Caiata è peculiare perché, come dire, disciplina le prestazioni di lavoro accessorio rese in due particolari settori, il turismo e la gig economy, presso gli enti locali e poi anche nel settore agricolo. Qui, come dire, si vuole di nuovo superare l'attuale normativa prevista per il contratto prestazione occasionale. Però si rappresenta che c'è una genericità nel riferimento alle attività lavorative. Diciamo che l'intento del legislatore nel 2017 è stato proprio quello di voler in qualche modo limitare le attività di lavoro rese per evitare quello che si era verificato fino al 2017, ovvero l'abuso rispetto ad altre forme di lavoro utilizzate, lo spiazzamento cosiddetto anche di altre forme di lavoro che potrebbero essere più consone anche per breve durate di tempo. Qui c'è una riproposizione anche della comunicazione attraverso un messaggio di SMS che noi, come dire, in qualche modo sconsiglieremmo perché appunto in passato non ha prodotto, anzi non si è rivelato utile e al contrario si dovrebbero invece prevedere
modalità più sofisticate, quali quelle oggi già in utilizzo attraverso le piattaforme che abbiamo. La proposta dell'onorevole Carretta prevede l'esclusione del limite specifico di 5.000 euro dei compensi erogati per ciascun prestatore per le attività degli steward negli stadi di calcio in cui si svolgono manifestazioni di professionisti. Quindi c'è un intento anche specifico su questo tipo di attività. Noi qui per questo tipo di attività abbiamo presentato un po' di dati. Oggi le società sportive, le grandi società sportive negli stadi utilizzano le prestazioni occasionali, ovviamente nel limite di 5.000 euro, per un valore, insomma, che negli anni è stato anche importante, 1,5 milioni nel 2021, oggi siamo a 780.000 nel 2022, ma ovviamente l'anno è ancora in corso. Quindi c'è stato un utilizzo effettivo sotto il limite di 5.000 euro da parte delle società sportive dei prestatori quali steward. Per altre attività, o meglio, per attività maggiori rispetto a 5.000 euro, le società sportive utilizzano altre forme di lavoro che pure esistono. L'onorevole Carretta, come dire, propone un limite a 7.000 euro e soprattutto poi una differenziazione delle imprese. Possono utilizzarle le imprese fino a 50 dipendenti, come dicevamo prima, senza altri limiti, oppure con 50 superiore a 50 dipendenti per prestazioni rese a favore di soggetti particolari, quali inoccupati, disoccupati o pensionati stessi. E poi c'è l'utilizzo del modello F24, ricorrendo alla facoltà della compensazione dei crediti, che noi vorremmo fortemente sconsigliare. In passato la compensazione dei crediti per questo tipo di prestazioni occasionali si è dimostrata fortemente inadeguata e propensa a deludere come dire, e a far emergere delle truffe che effettivamente poi, grazie a una collaborazione molto forte con l'Agenzia delle Entrate, abbiamo trovato negli anni precedenti, in particolare nel 19 e nel 20. Si tratta di cosiddette false compensazioni che venivano utilizzate soprattutto per come dire, compensare i pagamenti di prestazioni occasionali. E quindi noi l'abbiamo espressamente vietata successivamente con un intervento regolamentare nel 2016. Ora, per concludere, diciamo così, oggi esistono diverse possibilità a cui le aziende committenti possono ricorrere per lavori di piccola durata. Oltre al tempo determinato, esiste la somministrazione, l'autonomo occasionale, che appunto arriva anch'esso fino a 5.000 euro, l'intermittente, la collaborazione della gestione separata e poi le due piattaforme importanti di cui ho parlato in questa presentazione, che sono i contratti di prestazione occasionale sulla nostra piattaforma e il lavoro presso il libretto famiglia, anche questo nella nostra piattaforma. L'intento del legislatore dell'intervento del 2017 è stato proprio quello di evitare l'irregolarità di questi strumenti. Le nostre ispezioni hanno confermato che c'è una correlazione tra voucher e lavoro grigio, non lavoro nero, ma lavoro grigio, lavoro irregolare, che sostituiva in qualche modo forme di lavoro che potevano essere quelle elencate qui e che in qualche modo sono più protettive, tutelanti. Probabilmente più rigide, ma più tutelanti nel rapporto di lavoro dei lavoratori stessi. Io mi fermo qui, ovviamente sono a disposizione per qualsiasi domanda e vi ringrazio. Bene, grazie professor Tridico, le chiederò ovviamente di farci avere le slides perché sono molto interessanti, soprattutto relativamente ai numeri e ai grafici che ci aiutano, insomma, ad avere un quadro d'insieme della fattispecie. Onorevole Rizzetto, prego. Sì, grazie Presidente. Buongiorno al Presidente Tridico. Più che domande, Presidente, io farei un paio di riflessioni, forse una domanda al Presidente Tridico. Tra l'altro avrò cura di leggere se, non lo so se sono già arrivati i suoi appunti o le slide oppure stanno per arrivare. Insomma, se ce le manda io li leggerò con buona attenzione. Secondo me, professore, ci sono
al netto della bontà delle sue affermazioni, ancora delle criticità da dover colmare sotto questo punto di vista. Quando lei parla, giustamente, cioè, lei ci fa due e ci reca e porta qui, voglio dire, la nostra conoscenza due sistemi, quasi, cioè due sfere quasi differenti, nel senso che da una parte lei ricorda esserci stato un abuso dello strumento, e su questo siamo tutti d'accordo, anche secondo me se e qualora, ma è stato verificato, ci fosse un abuso dello strumento, probabilmente deve essere migliorato lo strumento, non deve essere decapitato lo strumento. Per fare una battuta, Presidente, come dire che in banca fanno le rapine e chiudiamo le banche. No, ma aumentiamo la sicurezza delle banche fondamentalmente. Quindi da una parte lei ci dice, ci va ad evidenziare, da quello che ho capito dalle slide, che c'è una necessità sotto questo punto di vista nell'andare a normare questo tipo di percorso. Dall'altra, ed è questo il passaggio che io capisco meno, ci dice che di fatto non vi siete trovati di fronte, anche dopo ispezioni, ad un cosiddetto aumento del lavoro nero, ma addirittura si va verso un aumento del cosiddetto lavoro grigio. Per quanto riguarda alcune posizioni lavorative, ad esempio, Presidente, il cosiddetto lavoro intermittente, che è diverso ovviamente dal nuovo contratto di prestazione occasionale, il presto, non fosse altro che il presto ha dei limiti di compensi, se non ricordo male o se le cose non sono cambiate, è chiaro che il lavoro intermittente può essere una soluzione, ma professore, avrebbe dovuto ricordare che questo tipo di prestazione deve essere eseguita soltanto sul solco dei contratti collettivi nazionali, perché se no non è fondamentalmente è trattato fondamentalmente il lavoratore intermittente come un lavoratore stabile fondamentalmente, e c'è il limite dell'età inferiore ai 24 o 25 anni, adesso non ricordo, mi pare 24 anni, e superiore ai 55 anni. E quindi il gap che si crea tra i 25 anni e i 55 anni in termini di lavoro, di età dei lavoratori, effettivamente andiamo a mettere da parte tutta una fascia di possibili potenziali lavoratori che invece con uno strumento, secondo me, più intelligente rispetto al vecchio voucher, potrebbero entrare in campo. Dopodiché, Presidente, io non ho molto altro da dire, nel senso che ritengo che se ci fosse da migliorare qualcosa rispetto alle proposte presentate, noi siamo assolutamente propedeutici a questo tipo di azione. Dico soltanto che o i dati non tornano, nel senso che o INPS ha altri dati, oppure ci sono altrettanti dati che invece parlano, soprattutto in una determinata fascia di lavoratori. Dico e faccio un esempio che faccio molto spesso, tra l'altro, scusandomene. Coloro che si impegnano d'estate o in primavera, estate, autunno, nel raccogliere la frutta per le aziende agricole. Lì, secondo i dati che noi abbiamo acquisito, c'è stato effettivamente non un incremento del lavoro grigio, ma c'è stato un incremento del lavoro nero. Dopodiché, se vogliamo assolutamente, e su questo siamo d'accordo, cercare di andare a blindare meglio quelle che sono le garanzie, sia per quanto riguarda il datore di lavoro, sia per quanto riguarda i lavoratori stessi, rispetto ad uno strumento che, mi permetta, Presidente, per timore di un referendum è stato buttato via con tutto quello che anche forse di buono poteva avere. Ecco, mi pare che di lì a, lo rinnovo, decapitare uno strumento, anche perché io stesso nella mia proposta addirittura propongo, guarda caso, qualche euro in più su quelli che sono, ad esempio, contratti, professore, contratti collettivi nazionali, anche siglati da sindacati importanti, e che in pubblica amministrazione pagano 4,05 € lordi al lavoratore. Ora qui non si intende, e nessuno vuole creare due, tre o quattro fasce di lavoratori differenti in pancia ed in seno alla stessa azienda o allo stesso settore merceologico. Semplicemente cercare di dare uno strumento un po' più, ecco, agile rispetto, ad esempio, al libretto famiglia, che, come lei ci insegna, è circoscritto soltanto a determinati lavori. Dopodiché,
però che ci sia perlomeno un incremento del lavoro nero, mi pare abbastanza evidente. Leggerò comunque con attenzione il documento che il presidente dell'INPS vorrà inviarci. Grazie. Grazie, onorevole Rizzetto. L'onorevole Cominardi, prego. Attivi il microfono, non la sentiamo. Perfetto. Grazie Presidente, ringrazio anche il professor Tridico per l'audizione sicuramente molto precisa e puntuale. Vorrei tornare sul tema del lavoro nero e siccome so negli anni, anche dalla passata legislatura, si è discusso rispetto alla possibilità che lo strumento voucher potesse limitare tutte quelle zone d'ombra che corrispondono appunto al lavoro nero che è una piaga del nostro paese. Se effettivamente la sua introduzione massiccia, che ricordiamo appunto negli anni passati, ha dato un'evidenza all'istituto INPS su una riduzione concreta del lavoro nero, oppure ha generato abusi. A tal proposito, ne approfitto anche per fare un'ultima domanda al professor Tridico, cioè questi voucher. Poi nel concreto sono rimasti legati a limitate categorie specifiche di lavoratori o in occasione delle liberalizzazioni si è un po' sconfinati, diciamo, rispetto al perimetro che nelle norme ci si era dati, anche se, diciamo, le norme, io ricordo, erano piuttosto, già all'epoca, piuttosto blande. Ne approfitto per fare altre due domande. Una, secondo me questo è uno strumento importante e fondamentale per le famiglie, che è il libretto famiglia, siccome una delle critiche che talvolta si sentono è dire non dobbiamo potenziare lo strumento, libretto famiglia, scusatemi, potenziare, reintrodurre il voucher come un tempo perché il libretto famiglia non funziona. È veramente così? È complicato lo strumento da applicare e qualora avesse, diciamo, delle complicanze la sua attuazione, il suo utilizzo nelle famiglie, oggi abbiamo degli strumenti, possiamo migliorarlo anche integrandolo con l'app della pubblica amministrazione, l'app IO di cui si è parlato, lo stesso Presidente ha parlato poc'anzi. Poi un'ultima domanda, sempre se ci sarà il tempo di rispondere, volevo capire, ma parlando di lavoro accessorio, abbiamo degli studi comparati rispetto a strumenti analoghi utilizzati nell'area euro e con particolare riferimento ovviamente ai nostri competitor diretti, per cui Spagna, Germania e Francia. E se hanno questi tipi di strumenti, come sono in relazione ai nostri e che rete di protezione sociale hanno comunque? Perché ovviamente quando si parla di lavoro dobbiamo considerare tutto, non dobbiamo considerare solo la geografia dei contratti, ma dobbiamo considerare anche la geografia della protezione sociale che i lavoratori hanno nel momento in cui perdono un posto di lavoro, comunque non hanno una continuità. E ringrazio nuovamente il Presidente, sono in ansia per le sue risposte. Grazie. Grazie a lei, onorevole Cominardi. Onorevole Tripiedi, prego. Grazie Presidente, ringrazio il Presidente Tridico. Io ricordo che in quella commissione, proprio nella commissione lavoro, abbiamo dato il via dei lavori importanti. Abbiamo assistito direttamente, diciamo, all'utilizzo sfrenato nel tempo che c'è stato dei cosiddetti voucher. Io ricordo a memoria, l'onorevole Rizzetto converrà con me, che i voucher erano il primo strumento di lavoro che veniva utilizzato, neanche un contratto, perché non può essere definito un contratto, ma era il primo strumento di lavoro utilizzato. Quindi il presidente Tridico ci ha sottolineato un dato che mi è rimasto impresso: 13 milioni di voucher utilizzati, più di 13 milioni prima della sua abrogazione. Io proprio da questo punto di vista volevo chiedere al presidente, su questi numeri importanti, voglio capire quanti abusi ci sono stati gli ispettori, quale
in che percentuali hanno trovato gli abusi, sapendo che sono rimasti veramente pochi gli ispettori e che il Parlamento dovrebbe impegnarsi, la Commissione stessa, a dare una mano per far sì che venga abrogato il ruolo esaurimento, perché è importante. Poi, Presidente, le volevo chiedere se può ricordarci quali strumenti hanno sostituito il voucher e quali sono veramente gli ostacoli, come poter migliorare quegli strumenti che già esistono per agevolare imprese e famiglie all'utilizzo dello stesso. E poi l'ultima domanda, Presidente. Ci può ricordare, mi scusi, sento un po' male, eccola qua. Allora, i voucher hanno sostituito forme di lavoro standard? È questo che mi chiedevo io. Poi vi ringrazio e ringrazio tutti per la parola. Grazie a lei, onorevole Trippieri. Onorevole Cubeddu, prego. Grazie Presidente, ringrazio il professor Tridico per la trattazione assolutamente puntuale che ha offerto a tutti noi e per quelle slide che sono esemplificative, che in modo certo ci danno una visione di quello che è accaduto e di come certi strumenti abbiano inciso favorendo una precarizzazione delle situazioni lavorative dei giovani soprattutto. Ecco, io volevo sapere se questi abusi che ci sono stati e questi se hanno inciso e in che modo hanno inciso sulla sicurezza dei lavoratori, se hanno determinato un aumento degli incidenti delle vittime o comunque se in qualche modo hanno creato delle situazioni maggiori di insicurezza oltre che di instabilità economica e di instabilità nel lavoro. Grazie Presidente, veramente grazie. Non ci sono altri interventi. Presidente, io le chiederei velocemente se può dirci qualcosa rispetto alla richiesta di ulteriore semplificazione delle attuali procedure, perché diversi soggetti auditi hanno messo in evidenza come, insomma, le procedure attuali sarebbero da semplificare ulteriormente. Prego. Grazie, grazie delle vostre domande o considerazioni, come nel caso dell'onorevole Rizzetto, quello che diceva sui limiti in qualche modo del lavoro intermittente sono oggettivi, ma sono anche uno strumento che comunque con le volontà delle forze sociali, con le volontà delle parti, si presta a un utilizzo, come dire, adeguato per la richiesta di domanda di lavoro che c'è. Guardate, innanzitutto devo dire una cosa: i dati e le slide che vi fornirò e che vi ho già fatto vedere sono frutto di uno studio che l'Istituto fa anche indipendentemente rispetto al lavoro della Commissione, condotto egregiamente dall'ufficio statistico a cui capo c'è il dottor Santoro, e lo voglio dire. Il professor Checchi di studi e ricerche e il dottor Tedesco della direzione di tratto. Quindi sono elaborate congiuntamente da queste tre direzioni, anche indipendentemente rispetto a questo lavoro di oggi. E il lavoro, ad esempio, che abbiamo fatto sulla emersione del nero a seguito delle ispezioni è un lavoro del 2018. Vi avevo fatto vedere un dato molto interessante, che ci dà l'idea, almeno questo è il ritorno che ci arriva dagli ispettori, diversi onorevoli hanno chiesto degli abusi, ci dà l'idea di quanto effettivamente i voucher erano tenuti nei cassetti per essere utilizzati all'occorrenza quando la visita ispettiva veniva ad essere giunta in azienda stessa. Questo grafico che vi ricorderete e che vi ho fatto vedere dimostra che c'è un eccesso di utilizzo dei voucher del 20% dal giorno dell'ispezione e questo utilizzo si mantiene poi costante. Quindi, come dire, dall'oggi al domani l'azienda che riceve l'ispezione
esprime una domanda di lavoro superiore del 20%, ma il giorno prima non ce l'aveva. È strano ovviamente che questa possa essere considerata una commessa improvvisa che arriva, anche perché è diffusa. Quindi effettivamente c'era un utilizzo molto importante, improprio, di altre forme di lavoro, di altre forme di lavoro, che vengono in qualche modo poi ad essere sostituite dall'utilizzo del voucher stesso. E quest'altro grafico che vi ho fatto vedere, lo ricorderete, degli istogrammi giallo, arancione, blu, dimostra che mentre nell'intenzione del legislatore era quello di far fare questi brevi lavori a disoccupati e pensionati, troviamo che per il 57% vengono utilizzati da già dipendenti. Ecco, questo è il dato che deve far riflettere ed è giusto probabilmente a questo punto dire che il legislatore nel 2017 con la revisione del 54 bis ha voluto limitare, escludendo esattamente i dipendenti, queste forme di lavoro a particolari categorie di lavoratori o attività professionali. Perché appunto gli abusi non erano abusi, erano diventate regole, cioè erano utilizzo improprio di forme di lavoro sostitutive di altre forme di lavoro che pure ci sono. E le forme di lavoro che pure ci sono, ricordiamolo, sono, come dire, a parte l'intermittente che abbiamo già ricordato, il tempo determinato che anch'esso è liberalizzato, la somministrazione, l'occasionale fino a 5.000 euro. Le collaborazioni dentro la gestione separata e poi appunto le due piattaforme per il contratto a prestazione occasionale e il libretto di famiglia. Su quest'ultime due, Presidente Mura, vengo alla sua domanda. Noi abbiamo negli ultimi 2 anni, e lo dicevo, anche grazie alla intensa collaborazione con i ministeri vigilanti, con il Ministero del Lavoro, con il Ministero della Pubblica Istruzione, con il ministero, col ministro Colao dell'innovazione, abbiamo implementato diverse piattaforme. Oggi la piattaforma del lavoro domestico è molto agevole, potrebbe essere ulteriormente semplificata, certamente. Noi fra qualche settimana la manderemo sull'app IO, così come abbiamo già mandato sull'app IO il lavoro domestico interamente, quindi ha una semplicità di utilizzo molto molto spinta. Le nuove tecnologie stanno aiutando moltissimo in questa direzione. Noi, anche al netto di interventi normativi, ci impegniamo sempre di più a rendere molto più agevoli e devo dire, ma probabilmente lo vedete anche dalle notizie che emergono dalle notizie che riguardano l'INPS, negli ultimi 2 anni c'è stato effettivamente un salto tecnologico molto importante che ha permesso che ha permesso all'istituto una più agevole utilizzazione di strumenti sulle piattaforme. Il vincolo qual è? Il limite principale che noi avvertiamo e che i nostri intermediari ovviamente anche ci sollevano spesso, oppure i nostri utenti. Lo speed, l'accesso alla piattaforma o così come a tutti i servizi dell'istituto attraverso lo SPID. Però questa è una direzione che il paese ha preso, ha voluto incoraggiare. Ricordo anche che l'istituto ha ceduto in qualche modo, attraverso un accordo molto importante che abbiamo fatto con il Ministero dell'Innovazione, 22 milioni di ex PIN al Ministero dell'Innovazione per farli diventare SPID. Come dire, oggi il paese ha circa 30 milioni di SPID, grazie al fatto che, come dire, di base c'erano 22 milioni di PIN che sono stati trasformati agevolmente in SPID. Noi abbiamo dato un contributo importante sempre in questi 2 anni a questo obiettivo e su questo siamo continuamente impegnati, ovviamente anche in confronto, Presidente Mura, con le commissioni che ci sono più vicine a noi, la Commissione Lavoro della Camera e del Senato. Siamo aperti a qualsiasi interlocuzione per migliorare ulteriormente queste procedure e renderle più accessibili. Bene, professor Tridico, io la ringrazio per il contributo che ha voluto dare ai nostri.